Crisi Inter in primo piano, Beppe Galli, cosa non funziona? Spalletti, non funziona il mese maledetto, Icardi che se non segna la squadra si inceppa, non c'è gioco, non ci sono risultati, non c'è fame, oppure ogni volta che sbaglio qualcosa a San Siro diventa un problema? Secondo me, più che altro è come ho sempre detto, se si ferma Icardi si ferma l'Inter. È troppo soggetta a questo giocatore l'Inter. Questo è il mio pensiero, è sempre stato così. Se segna Icardi l'Inter va, se si ferma Icardi l'Inter non va e questo non è da squadra da poter vincere qualcosa, perché è anche partita per vincere qualcosa. Anche quest'anno credo che ha già uno svantaggio dalla Juve nettamente, cioè molto molto distante. È una squadra che dovrebbe almeno lottare fino in fondo per qualcosa, ecco. Allora, però poi tra poco vedremo anche, grazie alla nostra regia affidata a Pietro Rabita, anche la classifica aggiornata. Simona Marchetti, va bene che l'Inter non sia mai stata in lotta per lo scudetto, va bene anche che l'Inter sia stata eliminata dalla Champions League contro una squadra che non aveva più niente da chiedere alla Girone, va bene anche che l'Inter è stata eliminata dalla Coppa Italia, dalla Lazio, senza neanche arrivare in semifinale, non va bene. Però se vedi questa classifica, sei a meno 20 dalla Juventus, hai soltanto 4 punti di vantaggio sul Milan che doveva essere malandato. E quando poco si svegliano Roma e Milan e anche la Lazio, la stessa Atalanta che stanno andando comunque bene, tu rischi addirittura di perdere la Champions. Allora, è un'Inter disastrosa. Adesso Spalletti possiamo dire quello che vogliamo, ma in estate avevamo fatto i complimenti alla società che aveva operato bene in sede di mercato e poi questi risultati sicuramente non sono frutto di un buon lavoro. Io direi che non va proprio bene niente in questo caso. È vero quello che ha detto Beppe prima, una serie di concause. Sicuramente quando Icardi non segna l'Inter si inceppa. Spalletti ha le sue colpe e al tempo stesso mi dà anche l'impressione che ci sia comunque una frattura. Ci sono troppi guai all'interno della squadra. Il caso Perisic va via, resta. Forse non si sa, non si capisce la cosa di Conte. Che onestamente che Conte e Marotta si siano visti sotto la sede dell'Inter mi ha fatto sorridere perché effettivamente sono due uomini di calcio, due uomini di esperienza e non vanno in un posto centrale così, cioè potevano incontrarsi in un altro modo. Però è Ma non si certo. sono incontrati. Dove l'hai visto che si sono No, ho incontrati? detto, girava la voce che si Ho fossero capito, ma incontrati. girare anche la voce che io canto a Sanremo domani come super ospite, di cazzate se ne sentono Ma tante, infatti per quello che sto favore. Cioè dicendo, non facciamo ma passare guarda, delle ma cose stai non dicendo vere questo, come negli assunti. ma io ho Perché hai fatto detto questo. passare. Hai detto, ma mi fa specie che Marotta e No. Conte si incontrino, poi dici no, sono delle voci che girano, No, ma io perché ti ho cioè, stimolato no, io. mi No, sembra per assolutamente, favore. no, assolutamente No, no, Roberto, no, no, io no, no, non ho non le detto che si accetto sono queste cose buttate incontrate. là così perché si sentono dire da professionisti non le accetto. Ma Perdonami, Roberto, Simona, ma io non ho con detto tutto il che si sono rispetto. L'hai incontrate. detto? No, l'ho fatto No! come battuta. Ah, vabbè, è battuta, allora sono ribattuto, non ho capito la battuta, perdonatemi. È che sto Sinceramente, facendo due altre personaggi così faccaccine nel frattempo che importanti. li sono No, concentrato. io sinceramente mi. Che mi hanno fregato Sanabria, quindi questa è la mia preoccupazione. Vabbè, ma capisci bene che io dicevo, trovavo assurdo che si fosse scritto che si erano incontrati Ah, che quando. qualcuno avesse Sì, scritto ma una mi sembrava di sciocchezza aver. del Cioè, genere. credo di parlare un italiano abbastanza Adesso l'ho corretto, poi capita, magari adesso non l'ho lo capita. so. Cioè, va bene che sono una prof di inglese, ma non ho usato termini in inglese. Comunque, al di là di Ne avrei questo, capite anche quelli. ecco, ma al di là di questo, io ti dico soltanto che i problemi dell'Inter mi sembrano oggettivi, non si possono negare, e su questo siamo tutti d'accordo. L'affare di Perisic è stato, se mi permetti, se mi consenti, gestito un po' male. Perché Perisic va via, non ci sono offerte, cioè è stata un po' una cosa non da Inter, non da società che adesso vuole essere l'Inter. Mi sembrava l'Inter di 15 anni fa. Ecco, poi escono troppe cose da quello spogliatoio, non è possibile. Non è possibile che l'unico anno in cui non era uscito niente dall'Inter era quando c'era Mourinho. Perché adesso gli spifferi da Piano Gentile sono praticamente quotidiani. Questo non aiuta una società, una squadra, a mio modo di vedere. Non aiuta nemmeno Spalletti perché deve gestire tutte delle situazioni quantomeno complicate. Roberto, e poi andiamo da Padula e Brivio. Ma guarda, stiamo vivendo una situazione molto simile come risultati, forse anche come prestazioni, non lo so, a quella dell'anno scorso.
sconfitta con l'Udinese, sconfitta col Sassuolo, eliminati dal Milan in Coppa Italia, pareggi con Lazio, Roma, Fiorentina, fatica, pareggio interno col Crotone, sconfitta col Genoa e poi l'intera ripartita e ha fatto un finale in crescendo. Vogliamo vederlo come una influenza temporanea, con un po' di catarro, con qualche giorno di casa col febbrone alto, poi passa tutto e poi ci dimenticheremo tutto questo. Icardi tornerà a sognare, perché poi quando gli attaccanti hanno un periodo, una striscia in cui non entra, poi quando ricominciano a segnare fanno 3 gol in una partita e la loro media ritorna in linea. Quindi io onestamente, è vero, il momento è un momento difficile, un momento delicato. Probabilmente quest'anno rispetto all'anno scorso c'è un vantaggio che potrebbe accorciare questo momento negativo, cioè un organico migliore numericamente e qualitativamente rispetto a quello dell'anno scorso, quindi questo potrebbe aiutare a far sì che l'anno scorso finì a metà febbraio, iniziando a metà dicembre, quest'anno abbiamo vinto fino al 30 di dicembre contro l'Empoli, quindi abbiamo fatto un gennaio un po' così. L'auspicio è che già da Parma si possa ripartire e poi i risultati cancellano un po' tutte queste chiacchiere. Alfredo, poi Brivio, cancellano tutto questi risultati che arriveranno, torneranno come dice Scarpini, oppure la Champions non ritorna, la Coppa Italia non ritorna, questo scudetto non ritorna? Capisco Roberto. E quelli sono andati. Capisco Roberto e appunto, è il suo commento, però quello che succede adesso è difficile da cancellare, perché stai parlando di una sequenza di partite inguardabili e stai parlando dei soliti problemi. Io fuori campo, per me è fondamentale quanto il campo, e fuori campo è successo di tutto e di più nell'ultimo periodo, ma indipendentemente dai social è successo di tutto e di più, e delle cose, secondo me, cose di questo tipo non dovrebbero accadere mai. Giustamente l'aspetto dell'ottimismo di Roberto è fondamentale ed è giusto che lui dica così, però quanto accaduto nelle ultime partite con la fotocopiatrice che ti ha proposto un solito brobrio, purtroppo, di una squadra senza idee, ed è un aggravante con quell'organico che non può aggrapparsi ai cardi e che ha, dopo il lavoro fatto in maniera per me giustissima la scorsa estate dalla società, che ha messo a disposizione un organico che ti avrebbe dovuto dare la possibilità di manovrare dando un'identità alla squadra, siamo arrivati al 4, al 5 di febbraio e noi diciamo che questo periodo deve essere dimenticato. Invece l'Inter è già sul filo, il periodo potrà essere dimenticato, ma purtroppo quanto accaduto a livello di prestazioni è un aggravante che fa rima quasi con imbarazzo, perché l'Inter non può esprimere una cifra tecnica di organizzazione a questi livelli, e lo dico con l'aggravante ulteriore per il tipo di stima che ho nei riguardi di Spalletti, che ha sempre dato un'identità alle sue squadre. Quindi una partita la vogliamo dare, bene, due bene, ma che 4, 5, 6 partite abbiano lo stesso cliché rendono la situazione quasi indifendibile. Brivio, toglierei anche il quasi. Brivio, da calciatore, cosa scatta nella testa di un calciatore, di un tuo collega, quando le cose vanno bene, poi i fischi di San Siro fanno la differenza? Spalletti, che adesso sembra un uomo solo al comando. No, secondo me le aspettative di inizio stagione erano molto alte per l'Inter, forse secondo me adesso in questo periodo hanno influito parecchio appunto queste l'uscita della Coppa Italia, tutte queste, diciamo, secondo me che, cioè, l'Inter veramente pensava veramente di giocarsi lo scudetto con la Juve quest'anno dopo la passata stagione. È normale che in un periodo così una squadra come l'Inter, soggetta a tante pressioni, anche se i giocatori sono molto, cioè, sentono la tensione, magari sentono comunque i fischi di San Siro, comunque un periodo così le cose non vanno, è normale che nella testa di un giocatore un po', diciamo, c'è questa, tra virgolette, confusione. Però io penso che, come abbiamo visto l'anno scorso, Spalletti è riuscito a tenere, come si può dire, la barca ben solida, quindi penso che non ci saranno problemi. È normale che, ripeto, le aspettative secondo me in stagione erano molto alte. Anche noi parliamo adesso dell'anno scorso, ma l'anno scorso l'Inter raggiunge la Champions League all'ultimo secondo in una maniera anche abbastanza travagliata. Guardate un po' dicembre ed è subito crisi, punti dell'Inter tra dicembre e febbraio nel 2012-2013 in 8 partite 9 punti, 2013-14 in 8 partite 6 punti, nel 14-15 in 8 partite 9 punti, nel 2015-16 la stagione in 7 partite 8 punti, mentre va molto meglio, guardate, 2016-2017 in 8 partite 21 punti e poi un disastro nel 17-18 in 8 partite 6 punti, 18-19, cioè quest'anno in 8 partite 11 punti. I numeri parlano chiaro, Beppe? No, come ti ho detto, è una squadra che secondo me la società ha costruito molto bene, perché nessuno degli addetti al lavoro ha criticato la campagna acquisti dell'Inter, però trovarsi a 20 punti dalla Juve, secondo me c'è qualcosa che non quadra.
poi non sta a me scoprire qual è il problema, però 20 punti sono tanti per una squadra costruita, per me costruita bene. Ti propongo anche altri numeri, perché non solo i numeri della crisi, perché anche il digiuno di gol, i numeri della crisi nell'Azzurro, guardate qui, 4 gol in 8 partite, Juve-Inter 1-0, Inter-Udinese 1 gol, Chievo-Inter 1-1, 1 gol, Inter-Napoli 1-0, 1 gol, Empoli-Inter 1 gol, e poi 0 gol. Abbiamo fatto più di un gol è stata con la Roma, a Roma dobbiamo tornare indietro di parecchio tempo, 4 gol in 8 partite, 7 dicembre fino ad arrivare al 3 febbraio. Hanno tante occasioni da gol, anche abbastanza ghiotte. È quello, cioè, infatti. Ma qual è il problema, Roby? Lautaro di testa. È un calo di mentalità, no, è che questi non sanno più segnare. No, se non segni Cardi non segnano gli altri. Secondo me la gravità è questa, se non segni Cardi non Alfredo, ci sono, arriva, aspetta un secondo, faccio finire Beppe, vai. No, ci sono, ma hanno una quota pro capite bassissima. Assa. Cioè ci manca, l'anno scorso Perisic era arrivato in doppia cifra alla fine. Sì. Oggi abbiamo il secondo marcatore che è Lautaro, ma è molto lontano dalla... Tra il primo e il secondo c'è un abisso. Hanno segnato in tanti, perché l'Inter, mi sembra, dopo la Roma è la squadra che ha portato più giocatori a fare gol. Però un gol, non hai 5, 4, 3, allora ti fa volume. Sì, però la goleada l'hai fatta in Coppa Italia col Benevento. In campionato hai sempre, tranne con la Lazio, quando hai vinto Rotondo, poche partite col Genoa, ne hai fatte 5, però... Hai sempre avuto la vittoria di misura o comunque chiusa alla fine. Non chiudi la partita e questo è un problema. Beppe, poi Alfredo, vai Beppe. No, ripeto, io è una squadra per me, in difesa, ecco, la cosa che subisca anche tanti gol mi sembra assurdo, con dei difensori, secondo me, tra i più bravi del campionato. Perciò c'è qualcosa che... o il centrocampo che non riesce a coprire, perché molte volte, come abbiamo sempre detto, è la fortuna di una squadra è il centrocampo, sia per l'attacco che per la difesa. Perciò qui deve essere l'allenatore a mettere mano, secondo il mio punto di vista. Per me la squadra è costruita bene, perché c'è anche ottimi, non dico, per me sono 18-19 titolari, non ci sono rispetto all'anno scorso. È una squadra veramente completa, sì, in tutti i reparti. Non si poteva dire nulla quest'anno all'Inter. Perciò, a livello societario non puoi dire nulla. Alfredo, Pedullà, vai. Noi facciamo a febbraio discorsi che dovrebbero essere di settembre. Siamo a febbraio, questo è il problema, è un aggravante. Questi discorsi di solito li facciamo tra settembre e ottobre, no? Quando le squadre vengono consegnate, sono state consegnate 2-3 mesi prima all'allenatore, e puoi notare questi problemi. Ci sono dei nomi, Icardi, Nainggolan, Perisic. Io non ce l'ho con Lautaro Martinez, anche perché Lautaro è arrivato con ottime aspettative, secondo me è un grande attaccante, ma se non gioca per 3 mesi e poi all'improvviso entra in partita, ne fa 2, poi esce, ne fa un'altra, poi esce, ne fa un'altra, poi esce, ne fa un'altra, secondo me non, anche sulla sua collocazione fai fatica a inquadrarlo. Perisic è al 20%, Nainggolan è al 10%, Icardi non segna, la difesa prende gol, sono discorsi che noi di solito facciamo a settembre, siamo al 6 di febbraio domani. Voto in questo momento alla stagione per dell'Inter, fortuna, 5, 4 e mezzo, gol. 5 e mezzo Alfredo e poi torno da Scarpini. Ma è un voto, sei fuori dalla Champions, sei fuori dalla Coppa Italia, io penso che per Spalletti sia fondamentale andare più in fondo possibile all'Europa League, perché la proprietà ha dato un diktat che è un prendere o lasciare. Devi portare a casa qualcosa, cioè la Champions l'hai conquistata l'anno scorso, tu hai fatto vedere la classifica, ma è giusto che la proprietà chieda, perché la proprietà non deve soltanto dare, deve anche chiedere, e se non riceve in cambio prende le decisioni. Il voto è un voto, se vuoi, di 6 meno, perché sei in zona Champions, quindi tendente al 5 e mezzo, è un voto non giusto, perché abbiamo negli occhi soprattutto l'ultimo mese e mezzo al netto della vittoria sul Napoli. Roberto, sai, non puoi fare valutazioni differenti in un momento come questo, dove non hai superato il turno e dove hai perso un obiettivo che, onestamente, visto anche quello che era accaduto nei giorni prima con le prime due della classifica del campionato, l'Inter è terza, le prime due che volano via, se vogliamo leggere questa graduatoria come le migliori della Serie A di oggi, ti trovavi addirittura in pole position, invece l'hai sprecata, peccato. Adesso rimangono degli altri obiettivi, andare, ha detto bene, andare il più in fondo possibile nell'Europa League, la puoi vincere? Perché no? Non è che dici la vinco, ma ci devi provare. Hai tutto per, nonostante la rosa contingentata 21, perché in Europa giochiamo sempre con il rango ridotto, e cercare di mantenere quel terzo posto che
ad oggi è un terzo posto che era un po' più tranquillo, che è un obiettivo raggiunto, meglio dell'anno scorso quando arrancavamo al sesto cercando di inseguire e di riprendere posizioni. Però devi ritornare a fare quello che hai fatto nella prima parte di stagione. Spalletti rischia? Spalletti in questo momento mi sembra che abbia avuto da Marotta un supporto al 150%, come è giusto che sia. Dovrebbe cambiare. Posso aggiungere qualcosa? Una cosa? Sì, Alfredo e poi Beppe. No. Vai. Io dal mio punto, cioè adesso io penso che Spalletti, il discorso legato al futuro del nuovo allenatore, se Spalletti non dovesse arrivare fino in fondo, vincere o arrivare in finale, in semifinale di Europa League, non basterebbe il terzo posto risicato. Ma cambiare adesso non avrebbe un senso, ed è anche il significato e il contenuto per me delle parole di Marotta, indipendentemente da quanto lui dica, cioè che non ha mai esonerato allenatore, l'ultimo esonerato 20 anni fa, 22 anni fa, io gli credo, perché comunque deve cercare di arrivare fino in fondo, a meno che non ci siano dei disastri. Vi spiego, se perdi a Parma e poi buchi la partita d'Europa League e perdi quella successiva, allora l'allarme, che è un allarme importante, diventerebbe necessità. In caso di un ripristino di una normalità minima da sé, dei risultati, vai a Parma, fai la tua partita, fai il risultato, poi passi il turno di Europa League, la necessità e la volontà dell'Inter è quella di andare fino in fondo con Spalletti. Beppe e Simona, risposta secca, bisognerebbe cambiare eventualmente allenatore, no, si va avanti con Spalletti poi ci riaggiorniamo a fine anno. Io di questo sono d'accordo con Roberto. Alfredo. No, con Alfredo. Cambiare per cambiare no, però ripeto, deve darsi anche lui, cioè deve guardare attentamente la rosa che ha. Ma arriverà o no questo signore? Questo è un allenatore che lo voglio in tanti, voglio dire, perciò non è che è un allenatore. Non adesso. No, adesso no, parliamo di. Ma non verrebbe neanche adesso lui. No, ma adesso no, perché però, non può arrivare senza obiettivi. Io dico questo, è una squadra costruita, non dico per Vigi, perché tu sai che ho sempre detto che la Juventus, però ecco, vedi, con gli infortuni che ha avuto adesso la Juventus è diventata una squadra normale, confronto, perché mancando i tre titolari in difesa diventa una squadra normale, questo è il mio pensiero. Però l'Inter non può stare a 20 punti dalla Juve, no, questo per me, no. Perché dopo, anche l'anno scorso, credo che sia finita a 20-25 punti dalla Juve, e questo, secondo me, un po' di responsabilità ce l'ha anche Simone Marchetti. È stata gestita, ma anche la cessione e non cessione di Perisic, ci dicevamo prima. Sì. Se annunci, poi non annunci, poi non hai nulla in mano. Poi dici, non ci sono state offerte, sicuramente anche per il giocatore non aiuta questa cosa. No, momento, fermati. Qui non è stata la società, è stato lui che ha fatto tutto e di più. Sì. Poi la società è stata poi la società ha dovuto tamponare per no forza. La società ha detto porta i soldi, se porti i soldi io ti do, okay, noi gli ha portati i soldi e rimane lì dov'è. Questo perciò non aiuta, non è questione, sì, che la società ha sbagliato, ha sbagliato, il problema è che adesso però ti metti nelle condizioni che il giocatore è ovviamente scusami ti chiedo scusa, ma cosa doveva fare la società quando un giocatore apertamente vuole andare via? No, ma certo, la società ha detto portami i soldi, va benissimo. Gli ha risposto, portami i soldi, benissimo. Poi, il problema oggi, è che poi dopo oggi è rimasto qui, da grande professionista che è, farà si allenerà in una certa maniera e sarà il paese. Il problema non è oltre a Perisic, però il problema è San Siro, sono i tifosi. Perché se prima guarda, già gli perdonavano. Lui ha detto, basta due o tre risultati, fa due gol. È diventato leader di nuovo. Sì, ma non fatto pensa, molto guarda, di questo hai ragione, però i tifosi dell'Inter sono anche stanchi di vedere questi balletti, voglio dire, però se domenica contro il Bologna avesse fatto gol, l'avrebbero. Ma è stato poi applaudito durante la partita. Voglio dire, perciò, cioè, il caso che lui sia voluto rumore via, negativo nel ci pre-gara, poi durante, quando vedi un giocatore che si impegna, che ci prova, che fa delle giocate, poi il tifoso sono i suoi idoli, sono i suoi beniamini, quando vedono che c'è l'impegno, ragazzi, eccetera. Anche Icardi all'epoca, qualche anno fa, è stato massacrato, se non sbaglio, e oggi però il tifoso è così, se i risultati vengono applaude, se i risultati non vengono è ovvio che fischia, però ripeto, la gestione della società io non do nessuna cosa, la società ha dovuto difendersi, nel senso che il giocatore che voleva andare via
ma è stata società, e giustamente portaci i soldi se ci sono. Dobbiamo chiudere il tema Inter. La domanda più importante che volevo fare era Roberto Scarpini, direttore di Inter TV, Inter Channel, seguito Inter TV, Inter Channel, perché Scarpini lavora bene, la sua redazione lavora benissimo, però mi fai una cortesia pubblicamente su Sport Italia, mentre qui il notaio ci fa partire delle canzoni da Lacrimuccia e non solo, anche da Indovina, però il problema qual è? Mi puoi dire, perché sennò stanotte non dormo, se è stata la prima e l'ultima volta a vedere quello strazio dei cognomi in cinese dietro la maglietta dell'Inter? Mi fai questa cortesia? Era Capodanno cinese, ti ho fatto un omaggio. Ok, la finiamo qui. Quando sarà il prossimo Capodanno cinese? Tra un anno. Quindi tra un anno? Speriamo che non capiti di domenica. Beh, abbiamo avuto una volta, abbiamo avuto Pirelli, ad esempio, che ha scritto Pirelli in cinese. Questo fa parte delle... Ok, ma il cognome indietro, mi fai questa cortesia? Beh, sono invece... tu che sei un appassionato di maglie dovresti invece apprezzare che sono dei pezzi unici. Lascia perdere che poi hai perso quella partita. Non è il problema della... Io sono d'accordo, io sono malato di maglie, ma mettimi una scritta diversa, mettimi sia l'italiano che il cinese, ma non mi puoi mettere solo il cinese. Ah, perché non li riconoscevi i giocatori? Sì, hai bisogno di... Io sì, però non sono i giocatori. Ma per una partita, dai, non c'è niente di male.